Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Psychonauts 2. Oggi uniamo nuovamente le varie personalità del vecchio Ford, ritrovandoci in un mondo pieno di germi negli anni 30 e in un altro fatto da pidocchi e capelli. Poi scopriamo dove si nasconda la terribile Maligula, ma è qualcosa di così inaspettato che cambierà tutto. Buona visione! Signori, contro ogni aspettativa, nello scorso episodio siamo riusciti a ritrovare il primo frammento della mente bacata di Ford Crawler. È abbastanza ovvio che quel vecchio sappia più di quanto non si ricordi. Se riusciremo a riunire tutti i pezzi, forse, la verità giungerà a galla. E ho paura che quello che scopriremo non ci piacerà proprio per niente. Allora, vediamo quindi di andare al bowling. Ma prima, aspettate. Oh, ora possiamo rallentare le ventole per recuperare quello che si nasconde dietro. Aspetta, rallenta di nuovo. Ancora non ho capito come entrare in queste porticine, tuttavia. Forse il prossimo potere ci permetterà di rimpicciolirci, mi domando. Ammetto, mi sarebbe sempre piaciuto giocare a bowling, ma con due ernie e del disco alla schiena non lo puoi fare, ma proprio per niente. Ok, abbiamo la tessera, quindi in teoria Ford ci dovrebbe far entrare. È ancora lì che profuma le scarpe. Signore! Mi apra quella cavolo di porta? Oh, ok, c'è cascato. Beh, senti, è talmente tanto rincretinito che in questo momento penso crederebbe a tutto. Look a little young for the senior league, I keep all my gray hidden under the helmet. Oh, non ci cascherà mai, o forse sì? Ah, good tip. Yay, c'è cascato, perfetto, scusi, This disinfecting spray is lethal. Ma che schifo, ma perché, ma è un lavoro ingrato, santo cielo. Oh, ci sono già un bel po' di clienti qua dentro. Posso giocare a bowling anch'io? Ok, ci provo, vai. Double wood left. Should be an easy spare. Non ci provo nemmeno, mi accontento del mio risultato, in effetti. Aspetta che ci sono altre carte in giro. I'll take that card. E da quest'altra parte abbiamo un bel deposito di Psytanio. Vieni da papino che appena possibile devo fare un sacco di acquisti. Dobbiamo comprare le spille. Quanto Psytanio ho? Poco. Me ne serve molto di più. Allora, in teoria, parlando col vecchio Ford, dovremmo riuscire a entrare nella sua testa. Aspetta che devo capire anche come arrivare qua sopra. Ah, bastava passare da qua, me la sono andata a complicare io come mio solito. E abbiamo un altro di sti cosi che mi permette di level appare. Siamo arrivati a 34, ridendo e sterminando. Allora, possiamo anche potenziare i nostri poteri. Abbiamo 8 crediti stagista. Incrementa notevolmente l'area d'effetto della pirocinesi, che non è che mi dispiace, in effetti. Vediamo di potenziare di sicuro i nostri attacchi. E direi di potenziare anche la telecinesi con gioco di prestigio. Riduce il tempo di recupero della estrazione con telecinesi. Pertanto dovremmo poter utilizzare più spesso il nostro potere, che è cosa buona e tanto giusta. Signor Crawler, mi sono portato le mie da casa, non ci sono problemi. What you doing there? Trying to disinfect these bowling shoes. But I think I'm losing the fight. Oh no, la sua mente sarà piena zeppa di germi non appena ci entriamo, allora. Would you mind if I stepped inside your mind for a minute? Sure. Better than you stepping inside one of these shoes. I tell you, it's like germ city in there. Non me lo dica, per favore, che mi fa schifo. Non mi dire che fa un tiro da bowling. Vediamo un po'. Lo fa veramente, ma dai. Bel tiro, Raz, complimenti. Questa sarà schifosa, me lo sento. E lui è ancora lì che pulisce le scarpe. Basta. Maronne, pensi all'ambiente anche. Oh, perfetto, una sala da bowling. Oh, buongiorno. Non mi aspettavo di uscire da una palla. Au. Signore, la sua testa è troppo bacata per quel che mi riguarda. Cioè, è uguale. È praticamente uguale al posto in cui lavorava prima. Chi è che si fa le fotine? Ford? Vediamo un po', scusate. Ah no. Ford and Lucretia dated? Pensavo fosse abbastanza ovvio. Oddio, c'è un germe. The couple that came here on the date, Ford and Lucy? Yeah, they were just here a second ago. Cute couple. Any idea where they went? They went bowling. È una mia impressione o quei birilli sono proprio una cifra grandi? Allora, aspetta un secondo che... Oh, no, 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 volevo raccogliere quello, aspetta. Oh, ok. Ce la faccio, non è un problema. Oh, non mi dire che l'intero livello è così. Oh, porco cane. Guarda che roba. Oh, questo sarà un livello bastardo e complicato. Marone, 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 marone. Vai, Raz. More than you got, Sonny. Oddio, mi ha sentito? Oh, give it a rest, guy. Death is coming from above.
Non ci crede mai nessuno? Ok, a quanto pare aveva ragione lui. Scusate, era amico vostro? Guy was right. All hail Guy the Prophet. Ormai è morto, un po' tardino per aver ragione. Ok, facciamo molta attenzione. Oh, è difficilerrimo da controllare, che voi non ci avete idea. Ok, abbiamo bisogno di molta più rincorsa. Perfetto. Sì, ci penso io, non ci sono problemi. Qui invece abbiamo una valigia. Scusi, non penso di avere la sua etichetta, purtroppo, mi dispiace. Se la trovo, torno indietro. Allora, c'è una lucida palla là sopra. In teoria, se passiamo da questo lato, dovrei poterla raggiungere. Però aspettate che la palla ha un peso considerevole. Scusi. Ok, quindi basta che salgo qua sopra. Ah, e correndo sulla palla riusciamo a far ruotare la gru. Ragazzi, sto posto è ancora più strano del previsto. Peraltro sembra di essere ritornati negli anni 30-40. Allora, la palla sembra essere diventata scivolosa, pertanto non la possiamo più utilizzare, che è un bel problemone. No, ne abbiamo un'altra qui, quindi non ci sono troppi problemi. Ci salgo sopra così volgarmente. Ok, e continuiamo in questa direzione. Oh mio Dio. Ci sono delle fantasticherie anche nascoste laggiù, ma casomai le raggiungiamo in un secondo momento. Aspetta, recuperarle tutte sarà abbastanza difficile. È tutto sporco qua davanti, ma che schifo. Sono contento per lei, nemmeno io ho la più pallida idea di cosa stia facendo. Ok. Che schifume. Ovviamente i germi ci vanno nozze qua. Un secondo. Ora devo arrivare dall'altra parte. Piano. A parco di quelli per porca, sono caduto di sotto. Ok, ce la faccio a recuperare quell'etichetta? Meglio che niente, mi consolo. Ok, piano. Ora torno indietro. Perfetto. Mai troppa velocità. Perfetto, allora aspetta che c'è anche una fantasticheria da quest'altra parte. La musica ricorda troppo gli anni 30, qualcosa di incredibile. Ok, e procediamo verso la prossima zona. Aspetta, qua dobbiamo curvare. Il peso della palla è veramente assurdo. Oh! Ma porco cane. Ok, era tutto calcolato. Scusate, mi dispiace. No, non è vero, non mi conosci. Oh, marone, siamo sotto sopra. Ah, ma c'è mucco dovunque. Questa cavolo di città. Germolandia, ecco dove sono finito. Ok, scendiamo molto delicatamente di sotto. Aspetta un secondo. Allora, abbiamo uno qua da recuperare. Piano. E possiamo tranquillamente utilizzare la palla da questo lato per ricomporre la strada. Dobbiamo praticamente evitare che Ford riesca a sterilizzare la propria mente. That ain't the Kingpin Express. That's the foul line. It'll take you across town, but you gotta transfer to the Kingpin. At this time of day, though, you're better off taking a cab. Thanks. Ok, grazie delle preziose indicazioni, buon uomo. Posso avere un'altra palla, scusate? Ah, eccola che arriva. Aspetta un attimo, c'è qualcosa qua sotto. Oh! Mi sa che abbiamo trovato una piccola zona extra. Ok, mi hanno anche messo una scala per ritornare su all'occorrenza. Ah no, aspetta, questa è la zona iniziale, che pirla. Ok, passando da qui possiamo quindi ottenere tutte le fantasticherie che avevamo lasciato indietro. Ah, roppa le scatole, sto recuperando oggetti. E abbiamo anche trovato una cassaforte, cassafortina. Vieni qua, dimmi tutti i tuoi segreti. Perfetto. Ford e Lucy al primo appuntamento. Oh, ma che carini. Ok, lei gli fa vedere che può sollevare le cose con l'acqua. Hanno passeggiato nei boschi. Lui gli ha detto entra nella macchina che sono ingrifato da far paura. Sono andati a giocare a bowling utilizzando i propri poteri. E poi si sono baciati. Oh, ma che cosa carina. Ok, eccoci ritornati in cima. Quindi possiamo tranquillamente procedere verso la prossima zona. Jeremy, state buoni. Oh, marone. Aspetta. Qui non è dritta. È piena zeppa di curve. Che casino. Occhio al germe. Perfetto. Ok, questa volta che dobbiamo fare? Ti entrerò dentro, vecchiaccio, quanto è vero. Ok, lasciamo stare, che mi è uscita male. Ok, piano. Aspetta un marone. Sono contento per lei. Oh no, non chiedermi questo. Precipiterò di sotto 800 milioni di volte. Aspetta. Punta delicatezza, Lonino. Piano. Ok.
Perché sto recuperando le fantasticherie. Tutto perché voglio il level up. Quanti me ne mancano peraltro? Ancora 42. Aspetta. Vai. Salvataggine estremi. Così, perfetta. Mi ho lasciato lì indietro, ovviamente. Ok, dovrei poter scendere da questa maledetta insegna al Neon. Scusi, buon uomo. Anzi, buon germe. E possiamo scendere tranquillamente da quest'altra parte. Oh, sono profondamente traumatizzato, gente. Ci sono fantasticherie anche da quella parte? Ah, possiamo passare dai condizionatori. Non ci sono problemi. Raz! Porca di quelli per porco. Intanto mi fa il salto a parete. Perché, come ho detto, è un gioco sviluppato bene. Perfetto. Che fate di bello? Fate il barbecue in mezzo ai germi. Che schifo. Ottimo. Qua sopra ce n'era un'altra. Quello lo voglio. Quello lo voglio assolutamente. No, Raz! Devi arrivarmi là sopra in qualunque modo. Questo è un level up garantito. Oh, bene, bene, bene. E possiamo anche ritornare indietro. Per un secondo sembravo Meliodas, ma vabbè, dettagli quando ho detto bene, bene, bene. Ok, siamo in un cantiere in costruzione. Oh mio Dio. Ok, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Mi dare un'occhiata che non ci siano fatti. Ok, non posso utilizzare l'ascensore. Questo posto c'è l'odio nel profondo. Ah, adesso ho visto. A quanto pare non possiamo procedere perché manca una parte della strada. Ah, santo cielo, dobbiamo ritornare indietro. La nube gialla che avvolge la città è quello schifo che il vecchio sta sparando per far fuori tutti i germi. Ecco perché vedono la fine del mondo letteralmente dovunque. Se lo state domandando, sì, devo per forza salire in questo modo. Se sbaglio anche un solo passaggio. Hey everybody, Ella's working again, so don't bother hoofing it upstairs on your own, whatever you do. Ok, quindi hanno riparato l'ascensore? Oh, come on, Elle, we talked about this. Ok, arriva solo al primo piano l'ascensore, purtroppo, per la mia grandissima gioia. Quindi vediamo di avanzare. Oh, marone, no, 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 no. Con la nostra sfera, non tornare indietro! Questo livello è decisamente troppo traumatico. Oh, 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 perfetto. E buon salve, pendo. Non vado, non vado da quest'altra parte, Raz. Ok, devo solo passare sopra queste putrelle. C'è molto Satisfactory in te. No, gente, non ricomincio Satisfactory. Ah, non posso dedicare 12 ore minimo a un singolo episodio di un gioco. Vi ricordo che sto male da anni, porco cane. Ok. Prima troppi traumi. Aspetta che non si stacchino quelli. Perfetto. Signorina, è arrivata fin qua adesso. Ma sì, sì, brava, brava, brava. Aspetta un secondo. Ok, devo stare sull'altra putrella. Yay. Sono proprio contento. Except of course that it's ending. Sì, piccolo dettaglio. Raz, che buio hai fatto? Devi andarmi in quella direzione e recuperare quel cervello. Yay! Ottimo, ora dobbiamo scendere da questa parte con estrema delicatezza, precisione, senza tirare troppi porchi. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo dall'altra parte. Aspetta, ok. Ok, e... ora possiamo ricollegare anche l'ultimo pezzo della strada, che io spero sia l'ultimo. Così possiamo procedere in tutta tranquillità. Quindi il prossimo mondo sarà quello del parrucchiere. Oh mio Dio, sarà pieno zeppo di capelli di sicuro. Oh no. Ma che gentili, mi hanno già preparato la prossima palla da bowling. Mi restano solo due fantasticherie. Vuoi vedere che questo è il primo livello in cui le recupero tutte? Piano. E in effetti sì, guardare che farlo apposta. Raz, ce la fai ad andare dritto, ragazzo mio? Ok, e voilà. Ciccio, hai 10 anni, tu non sai neanche cosa sia l'amore. Ok, vediamo di scoprire tutto sul loro passato. Oh, si amavano talmente tanto. E lui probabilmente è stato l'ultima persona a vederla. Mi domando se sia stato lui a porre fine alla sua esistenza. Sì, sì. Ok, ce l'abbiamo fatta, gente. Ok, siamo arrivati dall'altra parte. Dimmi che riesco a entrare nella testa di Ford con questo. Just like I said. Here comes the big... It's the end of space. The big one. So beautiful. Arrivederci, germi. È stato un piacere conoscervi. Raz, entra rapidamente, ciccio. Ok, è fatta. Oh, sicuramente questo Ford si incocchierà tantissimo. Ah, che schifo vedere la lingua così. Ah, no, che schifo vedere tutto dall'interno così. Scusi, questo pezzo lo prendo io, se non le dispiace. Faccio quello che mi pare, vecchiaccio schifoso. E vai. Olè, perfetto, abbiamo ottenuto anche il secondo pezzo. Ok, vediamo cosa ci racconterà Ford questa volta. You and... you loved her? Her name is Lucretia, but I called her Lucy. And even from that first date in that grimy bowling alley, I knew.
Knew that it was too good to last forever? Hey, all relationships end one way or another. Well, I just didn't think it would end so badly. Hey, cheer up. Even Gutterballs return. Eventually. Ok. Povero Ford, deve essere un uomo che ha sofferto veramente un sacco. È una storia molto triste, ma almeno pian pianino stiamo ricomponendo i suoi ricordi. Speriamo che sia la cosa giusta da fare, tuttavia. Se la sua mente si è frammentata, è perché quel ricordo era troppo duro da gestire quotidianamente. Signora, io mi sposterei. Psiconauta in avvicinamento, rapido. Scusi, non volevo rovinarle il tiro, mi dispiace. La signora non ha capito cosa è successo. Only one more piece of Ford's mind to reconnect. I'm making progress. What if Maligula shows up here? And Ford's not ready. I need to hurry up. E che non abbiamo troppo tempo da perdere, purtroppo. Allora, vediamo se mi posso permettere qualche acquisto veloce. Come prima cosa voglio potenziare la telecinesi in modo tale che gli oggetti lanciati stordiscano i nemici per maggior tempo. Equipaggiamela subito. No, come se deve funzionare, l'ho pagata un botto. Abbiamo sbloccato anche le spille della bolla temporale. Sì, però costano un botto, ciccio. Il resto del denaro, casomai, lo spenderei in modo tale da potenziare i nostri attacchi in mischia. E voilà. Ok, ora siamo decisamente molto più potenti di prima. Perfetto, allora, direi che è giunto il momento di andare a farsi sistemare i capelli. Raz, ne hai veramente tanto tanto bisogno. Aspetta che tanto abbiamo un'altra Psy Card qua. Salve! Kraller al completo. Resta un'unica personalità di Ford da riportare all'ordine. Assicurati di aver risolto le questioni in sospeso prima di partire. Oh, perché non torneremo qui molto presto probabilmente. Aspetta che recupero un altro po' di Psytanio a questo punto. Prevenire è meglio che curare. Poco male, sappiamo bene che abbiamo lasciato indietro un sacco di missioni secondarie, ma mi sto concentrando tendenzialmente sulla trama principale, visto che sapete molto bene che la serie sta andando disastrosamente male e quantomeno volevo portarla a compimento. Excuse me, Ford? Sorry, with a client right now. Obviously. Non faccia il prezioso con me. Think you'll be done with that haircut soon? Please, you can't rush an artist. Già non lo sopporto più. I see a big missing chunk on this side. What's that? Not to fear, only temporary, all part of the process. Signore, lei sa fare veramente il parrucchiere? Would you mind if I jumped into your mind for a second? Just to even out some split ends. If it'll keep you quiet, then go right ahead. Ok, è molto disponibile una volta tanto. Cosa vuoi fare? Col phon! Ovviamente con il phon stavolta. Guarda che so gioco è sviluppato troppo bene. Una genialata dopo l'altra. Quindi fatemi capire bene, questa volta ci troviamo nel mondo di Raperonzolo. Ok, saremo probabilmente nel suo stesso negozio. Vediamo un po'. Oh, con quanti capelli e barba non me lo dici? Oh no. È abbastanza strano, sto posto è anche molto cupo. Posso ritornare dai germi? Era un posto decisamente molto più tranquillo. Oh, che succede? Buongiorno. Now, not to worry. A fresh cut and you'll feel like a whole new person. Just make sure you cut away the right parts, or your old friends will recognize you. Non mi dire che in questo livello mi seguiranno delle forbici. I'm here to recover a piece of Ford's mind, and something tells me it's up in that lighthouse. Ma va, grazie Capitano Ovvio. Ok, spero che la luce non crei problemi. Guarda che posto! Ok, aspetta, Raz, piano, perfetto, recupera tutto, tanto è impossibile riuscire a ottenerli tutti. Aspetta un secondo. Oh, ok, questo mi permette di andare verso l'alto. Aspetta, aspetta che non voglio fare una boiata delle mie. Fino a tempo... No! Perché mi fai il salto a parete quando non ti chiedo di farlo? Olè! Sì, sì, me lo porto via volentieri. Abbiamo raccolto già tutte le perle di saggezza. Intanto mi si disattivano i poteri, così a random, perché è ovvio. Ok, siamo lontano dai capelli, che cosa buona e tanto giusta. E cerchiamo di arrivare alla fine. Ragazzi, ma che vi vedo laggiù ma non riesco a raggiungervi. Allora, qui cosa abbiamo? Oh, dobbiamo risalire questa strana torre. Aspetta, 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 presumo che ovviamente poi... Ah, rientrino. Ok, quindi dobbiamo fare così, poi colà. Aspetta, ok, sparagli i razzi intanto a quel cavolo di cosi. Quindi dobbiamo andare da quest'altra parte. Ottimo. Oh! Una gigantesca lama. Aspetta che provo a fermarla. E così possiamo andare da quest'altra parte. E abbiamo altre due fantasticherie. Aspetta, ferma di nuovo. Maronne, quanto mi mette inquietudine il coso da barbiere. Ok, andiamo verso l'alto. Velocio, 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 velocio. Di più verso l'alto. Ci possiamo girare. Ok. Aspetta, mi sa che sono saltato preventivamente. Soffro di salto precoce.
Vai così, vai così. E oh, le... che schifo. Gross. Ma no, ma falli fuori. Every head has its undesirables. Ok. Orribile. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte. Come cavolo faccio? Non posso planare fin laggiù. Oh, senti il diavolo, io provo a dargli fuoco. Guardate la sfera, adesso è gigantesca. No, non ha funzionato, dannazione. Rasati e ordinati. Inondazioni amichevoli, la nuova e misteriosa arma dello zar. Non penso che le inondazioni siano poi così tanto amichevoli. Ah, ok, ottimo consiglio. Aspetta che adesso il mouse è strasensibile. Cioè, beh, il controller. Perfetto, ha funzionato. Ottimo, l'importante è avercela fatta. Aspetta che rirallento il tempo, perché questo lo dobbiamo rallentare, altrimenti non riesco a passare. Piano, piano. Oh! Ok, dovrei averle raccolte tutte, ma siete dovunque. Ok, il calore va bene, ma purtroppo il fuoco non fa il caso nostro. Guardali, sono dovunque. Avanti, dia un prodotto al cliente. Aspetta un attimo, questo mi sembra poco stabile, è una mia impressione. Oh! Direi che abbiamo trovato un prodotto adatto. Oh, che ho fatto? Guardi che l'ho fatto di proposito. Non è vero, è stata una grandissima immane gigantesca botta di chiurlo. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Allora, abbiamo un altro interruttore laggiù, maronne della sensibilità. Perfetto. E subito bene, c'erano delle fantasticherie anche da questa parte, sperando di non precipitare male. Ok, e ok. Appena detto, eh. Ora possiamo passare da quest'altro lato. Questo mi spinge verso l'alto, sperando che non si rompa la bolla. Oh, buongiorno. Con quale cappello non me lo dice, buon uomo? Aspetta che gli tiro qualcosa, che di solito è così che li stuniamo. E poi li eliminiamo una volta per tutte. Oh, oh, stanno arrivando un sacco di parrucchieri, come potete vedere. Aspetta che stunno anche tuo cugino laggiù. Carica colpo, e olè. Quello potente non è male. Aspetta, è vero, non ho più il fuoco, mi ero dimenticato. Ma li possiamo comunque rallentare e colpire a tradimento. A posto? Maronne, maledetti parrucchieri ce l'hanno sempre con me. Allora, vediamo di procedere da questa altra parte. Siamo tornati nel negozio. Alta marea in Grulovia. Il nuovo ministro della guerra cavalca l'onda della vittoria. Quindi hanno affogato tutti i nemici che erano contro di loro. Che gran bella idea, in effetti. Ok, allora, un secondo, c'è un mezzo cervello qua sopra. Raz, usa la sfretta, carica il salto e papumete. Così lo possiamo raggiungere in tutta tranquillità. Ok, anche questo è raccolto. Vieni qua. No, col cocchio, olè. Vediamo un po' quali segreti si celano, psiconauti, a rapporto. Ok, parlavano di questa persona che si chiamava Maligula. E quindi tutti sono stati effettivamente allarmati dalle notizie provenienti da quel posto. E sapevano che probabilmente si trattava della loro amica Lucy. E quindi il governo gli ha chiesto di farla fuori, loro erano preoccupati. E alla fine sono entrati in azione, ma poveri. Ottimo, dovremmo aver recuperato tutto. Che succede laggiù? È pieno tempo di manifestanti. Oh maronne, cosa volete dalla mia vita? Buoni figlioli, che vi faccio un taglio di capelli che ve lo ricordate finché campate. E fidatevi che non camperete molto a lungo. Ok, tiragli qualcos'altro. Ok, continua a sparare. Ottimo. Maledetti parrucchieri, vi sconfiggerò una volta per tutte. Ecco fatto. Oh no, altri parrucchieri. Ma sono dovunque questi tizi. Come detto, abbiamo oggetti da tirare. Di solito mancano. Cioè, casomai... Ah! Mi ero accorto, dite... aspetta, mi serve il fuoco. Dammi il fuoco questa volta. Lo possiamo utilizzare senza nessun problema. Vieni qua, piccolo stellino, che ti faccio passare la voglia di rompere i maroni anche a te. Perfetto, non so se abbiamo fatto fuori anche il cugino. Cerchiamo di non scottarci. Allora, abbiamo ancora un parrucchiere. Scusi, venga qua che l'ha in fuoco di brutto. Oh, sembra che questo non lo gradisca il fuoco più di tanto. E voilà, minaccia eliminata. E quanti parrucchieri! Oh, non ho più gente da lanciare, ah no. Ok, ancora uno ne ho trovato. Aspetta che all'occorrenza possiamo anche infuocare l'animo di tutti. Maledetta! Ok, facciamolo fuori manualmente. Eliminato, no, signore, non rompo le scatole. Può creare qualcosa anche a lui? Sembra decisamente molto resistente. Allora, aspetta che lo infuoco. Vediamo qua, aspetta. Ok. Ah, ok, perde prezzi di secondi a spegnersi il fuoco. Ok, e eliminato anche l'ultimo. Ma basta veramente? Allora, in teoria possiamo sparare a sta cavolo di statua. Vediamo un po'. Oh, ce l'abbiamo fatta e abbiamo eliminato tutti i manifestanti. You're in my way. Huh? What have you done? Cleaned up the streets? Those are peaceful protesters, Lucy. Oh no. Lucy? Ho capito adesso l'analogia. Lucy, ovvero Maligula, a quanto pare,
E probabilmente ha aiutato il governo a fermare tutte le proteste della popolazione, che a quanto pare non erano d'accordo con la politica dello zar, via dicendo. Tuttavia è morta un sacco di gente, inevitabilmente. Oh no. Ed ecco perché è diventata maligula. Era inevitabile probabilmente. Signore, non so se ho la sua etichetta. Dalla regia mi dicono di sì, sia contento. Perfetto, bagaglio emotivo risolto con successo. Ottimo, aspetta che di solito si nascondono cose dietro. No, niente stavolta. Ok, siamo arrivati al faro, quindi non ci resta che arrivare in cima in qualche modo. C'è anche lo titanio nascosto che papino ne ha bisogno. Peraltro la nostra mente ha aumentato un sacco la propria resistenza. Raperonzolo, ti trovi in cima a questa torre? Fa strano camminare sui capelli o sulla barba di qualcuno. No, sono un tenero e docile bambino. It's me, Raz. Are you really the same person I used to know? Ford, I just saw you. Remember the bacon? I can't even recognize the person you become. I feel a bad storm gathering. Oh no. Drawn close. Oh no. Hey guys, that's a little bit too close, okay? Ok, ora c'è una tempesta che cresce su di lui. Perfetto. Ok, cerchiamo di arrivare in cima in ogni caso. Facciamo molta attenzione, ci sono delle pericolose nubi che si muovono avanti e indietro. Non gli posso sparare, le posso rallentare. Ah, non ho il potere per rallentare. Au! Ok, questa volta portiamoci via il potere. Vai, rallenta il tutto, così puoi passare sopra. Aspetta. Ah, continua a correre, continua a correre. Non so nemmeno io dove andare, ho rallentato cose nel frattempo. Maronne, che schivone che ho fatto. Aspetta, rallentami anche questa. Passa sopra, raggiungi la scala. Bravo ragazzo. Questa parte mi ha messo un po' di ansia. You're not Lucy. It is such a relief to hear you say that. You're something from deep inside her. Something dangerous we accidentally unlocked. No, non è vero. È completamente andato di cervello, ma almeno abbiamo recuperato l'ultimo frammento. How'd you get in here? Don't push me. I'll gargle a whole bottle of hydrocyte if I need to. Ma che schifo! Avanti! Vai! Perfetto! È fatta! Oh. Come ho detto, ho paura di quello che stiamo per scoprire, tuttavia. Grisha went to Grulovia. She went back to protect her family, to help her country. Oh, but it changed her. War changes everybody. È diventato Fallout all'improvviso. We all have dark roots. Well, sometimes we need that darkness to survive. Careful. Sometimes it's hard to get it back in the bottle. Già, da questo punto di vista ha avuto ragione, purtroppo. Ok, Ford, ora sei di nuovo un'unica persona? Speriamo davvero che ne sia valsa la pena. Sembrava più tranquillo quando era pazzo. So che è paradossale, però. Ogni tanto la pazzia è la cura migliore a tutti i problemi. Agent Crawler, how do you feel? I've done a terrible thing. And so have you. But we just wanted to undo what Maligula did to you. Maligula didn't do this to me. That's the first thing I've learned in here. The rest, you're gonna have to see for yourself. Oh no, non sembra una cosa positiva in effetti. Dove siamo finiti stavolta? Perché è una pala? See for yourself. Oh, dobbiamo scoprire qualcosa che ha seppellito da tanto tempo probabilmente. Ed è in un cimitero. La verità sulla morte di Maligula, probabilmente? Oh, Ford, cosa hai combinato? Ok, facciamo attenzione. Maronne, sto cimitero è molto inquietante. Non mi sembra di vedere cose nascoste. Sì, vediamo di muoverci fra le tombe. Se mi esce uno zombie, piango. Oh, no. È quello per rimuovere i germi, cosi, gli schifi. Vabbè, se ne lascio indietro qualcuno, non importa. Aspetta, aspetta, uno è qui. Prossimo dov'è? Buongiorno, da quest'altra parte. Piano che non spatto sulle tombe. Aspetta, 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 sappiamo che ne abbiamo dimenticato uno. Prendilo e nasconditi dentro, ragazzo. Agent Crawler, I'm getting less sure I want to see this. Oh no, I don't think you want to see this at all. Sì, ma non mi seppellisca, scusi, buon uomo. Torno su tipo zombie. Ok, sono ancora vivo? Beh, non so se tecnicamente posso morire qua dentro. Che succede? Dov'è finita la gravità? Oh mio Dio, cos'è sto posto? Ok, siamo a gravità molto ma molto ridotta. Quindi allora vediamo di planare, cercando di recuperare mentre scendiamo tutte le varie fantasticherie. Ok, piano. Non
molta delicatezza. Non riesco a percepire la profondità, purtroppo. Piano, Raz. Oh, adesso sto aumentando la velocità. Sicuramente ne lascerò qualcuno indietro. Salve, signor Crawler, tutto bene? Gioca a bowling, si diverte da solo? Hey, Ford, what's the deal with the Deep Six treatment? I did what I had to do. I loved her after all. Wait, what? Oh no. When you fall in love, you'll understand. Non l'ha uccisa. Non l'ha uccisa. Non riusciresti mai probabilmente a uccidere la donna che ami. Oh, Ford, cosa hai combinato? Ok, allora, vediamo di planare molto delicatamente verso la prossima zona. Non posso utilizzare il mio palloncino, tuttavia. Quindi posso solo muovermi con la telecamera che gira. Eh sì, beh, non mettetele in movimento ste cavolo di cose. Puoi essere daltonico di certo, non aiuta. Ok, qua siamo dal parrucchiere di nuovo. Ford, what's going on here? What did you want me to see? I couldn't let her go free. She was a danger to the world. Even though it was the world that made her dangerous. Lucretia? Where is she? Safe. She's safe. Well, she was. And we all were. Not anymore. Perché deve essere così criptico, maledetto? Mi dica la verità e tanti saluti. Guarda, lo picchio male, porco cane. Gli strappo via tutti i capelli uno a uno. Ok, vediamo di procedere verso la prossima e credo ultima zona. Oh! C'è una un'etichetta sopra quello strano animale? Beh, non penso di poterlo raggiungere al volo, purtroppo. Piano, Raz. Ok, altra fantasticheria recuperata. Avanti, cosa c'è scritto nella lettera? Look, Ford, whatever I'm supposed to know, just spit it out. I had to hide her from the world because they'd never forgive her. And I had to hide her from me because I'd never forget her. Where? Where did you hide her? She's with family. Con la famiglia? Con che famiglia? Oh no. Oh no 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 no. Io spero vivamente di essermi sbagliato. Ragazzi, quante famiglie abbiamo incontrato fino adesso all'interno del gioco? Beh, tecnicamente solo una. Oh no, non mi dire che la nonna. Au! Sparco cane, volevo prendere l'etichetta, bastardo. Ok, ho provato più volte a recuperarla. Lasciamola lì e tanti saluti. Dicevo, la nonna, gente. La nonna mi preoccupa proprio un sacco, perché voglio dire, Maligula comunque è invecchiata nel tempo. Quindi, ma non può essere imparentata con noi? Maligula non ha avuto figli? Oh no. No, 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 not again! Basta, certo. Ma perché mi seppellite vivo? È una delle mie fobie, dannazione. Oh, oh! Ok, questa è stata strana. È per nulla inquietante. C'è nessuno? Ford? Dove poi sei finito, maronne? And that's your grandparents, Laszlo and Marona. They drowned in the Palermo Dam disaster, remember? What? No! Grandpa Laszlo died there, but Grandma made it out and came to live with my father. No, Raz, she didn't. Ford, I just saw her today. No, you didn't. Oh oh, avevo ragione, gente. Purtroppo avevo ragione. Quindi cos'è? Le ha dato le sembianze di nostra nonna e nessuno si è accorto? Oh, ma porca di quelli per porca. Ford si è completamente malato nel cervello. That's it. I think I've collected every figment in this mind. Sì, lui stava parlando. Ti ringrazio di aver interrotto il discorso. Sicuramente era qualcosa di importante. In the astrolathe, one of Otto's inventions, created to make permanent alterations to the psyche. And I used it to isolate and neutralize the part of her psyche that was a murderer? Problematic. And I had my Lucy back. But I knew the world would never forgive her. So I had to hide her somewhere safe. Oh no. Questo where, è Ford? È il caravan della mia famiglia. Oh no. Oh no. I hid her among her family, Rasputin. Among your family. No, no, no! Cosa hai fatto, vecchio? Ma comunque siamo imparentati con lei? Except Maligula? Yes. As your grandmother. No, no, nonna, perché? Non ci credo mai nella vita. La cattiva è stata nella mia famiglia per tutto questo tempo. Io le volevo anche penny. Raz, corri.
Corri più velocemente possibile, la nostra famiglia è in pericolo, dannazione. Se lei si risveglia fino... Vecchio, che stai facendo? Listen, Raz, I know you're mad. My great aunt killed my grandma. And so you made us babysitter for 20 years? Now look it. You spring this news on your family now, their memories will unravel and there's no telling how they'll react. So? They might try to kill her. Non credo sia la cosa più sbagliata da fare. If Lucretia is attacked, if she feels the need to defend herself, that dark spirit could reawaken inside her. Maligula really could rise again. E di chi sarebbe la colpa, scusa? Santo cielo, l'amore fa fare cose stupide alle persone di tanto in tanto. You're right to be mad, Rasputin. I was young. I made a terrible mistake. But we need to deal with that after we get control of this incredibly dangerous situation. Ah, santo cielo, io che ti stimavo, vecchio. Dov'è peraltro? Non la vedo. Maligula? She's not there. Probably wandered off into the woods again. She keeps doing that. I know where she's going. The Psychonauts started out here, in the heart of the Forgetful Forest. There's a compound deep in these woods, protected from intrusion by psychic devices, traps, and illusions. I think Lucy's trying to get in, trying to go home. Remember, mad later, mission first. Now stick close. I'll show you how to get through. Dov'è finito, vecchio? Ford? Agent Kruller? I hope I didn't lose him in the woods. Oh no, durante il passaggio abbiamo perso le sue tracce. Dove buio siamo finiti? Oh mio Dio, sembra davvero di essere in un cavolo di film di Tim Burton. Comunque, so che l'ho detto più volte. Ok, cerchiamo di rintracciarlo. Marone. Ah, eccolo qua. Scusa, ma ti pare il caso di andare avanti senza aspettarmi? Non si abbandona un ragazzino nella foresta? Wow. It's really all still here. The Green Needle Gulch. So much history here. I mean, this is where you assembled the team that would become the Psychonauts. This is where you first discovered Psytanium. Where Otto made his first psychoactive devices. Where Cassiopeia wrote her books. Where Helmut Fulbear workshopped his psychodicy. Where Bob Zanotto and Compton Bull pioneered communication with plants and animals. And where... I mean, this is where it all began. No, Raz. This is where it all ended. Oh, è vero. E lei, probabilmente lei è partita mentre si trovava ancora qua, era troppo giovane e la sua mente è rimasta, non lo so, plagiata dalla guerra e via dicendo. Mentre loro hanno avuto tutto il tempo di allenarsi. Allora, dobbiamo scendere di sotto con molta delicatezza. Ecco, appena detto. Ah, c'era il sentiero. Neanche a farla apposta c'era il maledettissimo sentiero. Perché avete tutte le scale storte da queste parti? Ok, cerchiamo di raggiungere l'alberello stavolta, che non sarebbe male. Boh, anche te. No! Alberello, ti odio! Ok, lasciamo stare l'alberello questa volta. Ok, sono riuscito a raggiungere il tronco. Sali qua sopra. Perfetto. Perché ci deve essere sempre un sacco di acqua da queste parti? E che cocchio, mi sono preso in giro? Allora, mi sa che mi serve... Non so, un po' di rincorsa. Uno, due e... Ah! Non ha funzionato! Beh... Raz, ti devi anche appendere alle cose, ragazzo mio. E non mi respawnate sempre qua dietro. Signori, sono pirla io. Ho ricaricato il salvataggio e mi sono accorto a un certo punto che c'era un crisbio di tronco che mi permetteva di arrivare lì sotto con molta più tranquillità. C'è un finta di nulla, che è meglio. A me sono lasciato oggetti indietro. Oh, i cosi si muovono. Oh, i cosi si muovono. Questo non promette bene. Aspetta, aspetta, mi importa che questi non affondino. Ah, appena detto. Porca di quella suprema porca. Non ho capito perché quando salticchia non mi puoi utilizzare la sferetta. Porco cane, per andare più avanti. Oh, aspetta, 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 che forse riesco a recuperare qualcosa. Raz, mi devi girare. Perfetto, bravo, ciccio. E ora planami su questi che dovrebbero essere molto resistenti. Che ansietudine. Ok, ora plana un po' più avanti. Maronne, le odio ste zone. Perfetto, come ho detto, anche se schiatto, amen, non è un grande problema. Ok, andiamo avanti, perché direi che ci siamo schiattati abbastanza volte. Aspetta, sali sopra. E oh, Ford! Porco cane, non potevi darmi una mano, lo sai che ho problemi con l'acqua. Ciao, nonnina assolutamente reale. Beauty, what are you doing here? Do you know where you are?
What can you tell me about this place? I think I used to keep the cinnamon over there. Ok, è Maligula. Non ci sono altri dubbi, santo cielo. Parco cane, cosa hai fatto, pazzo? Oh, we don't have much time. Her old memories are coming back. What's going to happen? Listen, Raz. This compound, we got into some pretty far out stuff here. I've read about the kind of stuff they don't write about in true psychic tales, okay? We all pushed each other to go farther, to broaden our consciousness, to open every closed door in our minds. It made us defenseless, psychically. But we were in a safe place here. We had each other. Then her homeland was attacked. She insisted on helping. I begged her not to go in that condition. It's so vulnerable. Ah, war brought something out in her that should have been locked away. Maligula! After the deluge, I brought her back here and closed those doors again with Maligula on the other side. How? With the astrolathe. A powerful tool we developed to make alterations to our psyches. That doesn't sound safe. Now you wouldn't understand. It was an age of exploration. But you're right. We were messing with powers we didn't understand. And now I have to clean up this mess. No, io devo raccogliere i cocci, non but tu. I'm not the psychonaut I used to be, Rasputin. I need your help. Sì, prima che la nonna svarioni completamente. Che sta facendo, nonna? What do you want me to do? First, I need you to go to the Heptadome and prepare the astrolathe. While I stay here and keep a close watch on her. Nonna! Nonna! Away from the river, booty! Grazie, sei tu che mi hai lanciato la maledizione? Tobacco hidden in here. Nonna, non masticare il tabacco, non sta a far casino. Gente, è stato un episodio abbastanza traumatico. Vedo cose nascoste laggiù. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, perché mi devo riprendere. Porco cane, come fai a non fidarti della nonna? Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti anche vostra nonna diventa Maligula. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.